la vita delle nuvole è un dividersi e un ritrovarsi. Una lacrima è un sorriso. Separato dallo spirito più grande per muoversi nel mondo della materia e passare come una nuvola sopra la montagna del dolore e la pianura della gioia, per incontrare il soffio della morte e ritornare donde è venuto. All'oceano dell'amore e della bellezza. Abbiamo fatto per poter rinascere immediatamente ed avere il corpo, la maggior parte di noi ha fatto la morte di noi. Ricordati che il maestro ha detto a Pietro, Pietro seguimi. Ora dovrai venire là dove non vorresti andare. Ora tendrás que ir donde tú no quisieras ir. Tutti gli apostoli hanno fatto la morte. Todos los apóstoles han tenido una muerte violenta. Tutti. Menos Juan. Pues tú que no has tenido. Pero Juan las ha tenido después, ¿no? Entonces, ha conversado. Lo había tenido también prima, ¿no? Antes. Guarda, ognuno di noi ha una radice. Cada uno de nosotros tiene una radice. María Magdalena ha la sua radice. María Magdalena tiene su radice. Ah, i suoi figli. Tiene sus hijos. Spirituale. Quindi quando si dice sei Maria Magdalena, vuol dire sei una parte di lei, sei una risultante di lei. Non è detto che deve essere Maria Magdalena. Non vuol dire che tu hai sido Maria Magdalena, che tu eres exacto su Cristo. Che puoi avere la pietà, la sua sensibilità, i suoi valori, i suoi valori. O hemos vivido con ella, o la hemos conocido, le hemos querido mucho, algo. O facciamo parte della sua radice, o qualcuno fa parte della sua radice. Pertenecemos a su raíz? ¿Puedo preguntar? Sí. Yo en las visiones que tengo siempre son despiertas. Mi sueño es solo una. Cati, ti ricordi che avevo detto al tempo delle visioni, tra altri aveva avuto la visione. En colores me hizo recordar aquí, una hermana, en colores solo vi una vez al Sagrado Corazón de Jesús al lado de la cabeza. A Jesús yo le veo muchísimo. Pero cuando le veo clavado en la cruz, siempre tengo una prueba de un disgusto, de algo que me falta que lee. Lo ve en croces y cualquier cosa de eso siempre, cuando se quiere, a lo mejor han pasado cuatro o cinco días. Es un advertimento de sofferenza. Sí, es un dispiacere. Puede ser un aviso, ¿no? Que se ha enamorado mucho. Puede ser que tú tengas cuidado. Decirte, mira, sufrimiento. Entonces ten cuidado porque alguien puede estar preparando algo contra ti. Sí, pero todas las misiones siempre han sido menos una vez a Donai, que en el techo en color violeta. Dos veces. Luego se supo el color de viola. Siempre que le llamaba, siempre venía. Cuando me relajaba Donai, siempre, estos años que le llamaba y lo venía. Pero siempre despierta, siempre abriendo los ojos, cerrando. No puede più vedere. Ahora dice Eugenio que Donai no lo puedes ver más. Ya no, es que le digo, pero como en sombra, siento su potencia. Y de antes. Dos años. No lo puedes vender. Bueno, no puedes hacer la demanda, ¿no?
2 años antes. Pero voy a venir domani cuando viene a casa. Sí, 2 años antes. Y ahora a mí me ha cambiado, ahora veo todas las cosas con colores. La era apocalíptica la estoy viendo sin colores. Antes toda la vista negro, tres o cuatro veces. Todo arrancado, todo. Y tres o cuatro prima eran de la primera hora. Lo sogno lirico è onirico. Ma lei è una visione onirica. Sì, entonces he visto la gente migrar, pero todo arrastrado, todo quemado. La tierra, toda quemada, así como en el fondo. Y toda la gente iba, pues, un desodo, pero muchas, muchas, miles de personas, pero todas callando, con la cabeza así, callando. Yo iba en ellos. Y al poco tiempo, yo siempre me meto en un hoyo. Bajo tierra, pero siempre me ilumina una luz. Yo siempre me voy debajo de la tierra y me ilumina una luz. Digo, yo sé que a mí no me va a pasar nada. Pues y nunca tengo miedo. Mucha gente. Pero ha tenido una tía roja. Una tela rosa, una tela rosa. No, es una encarnación interior importante de una tía roja. Hombre y mujer, que es importante. Orquídea, qualche cosa del genere. Una raíz, una orquídea. Una que tienes toda la personalidad, los brazos y todo de la raza. Lineamientos somatici sono di una pelle rossa. Se si mette le pelle. Sí, sí, guarda, pelle rossa proprio, pelle rossa. Pelle rossa, lineamenti somatici di una pelle rossa. Sono los. Sí, la sabiduría, la espiritualidad. La espiritualidad. Yo siempre, desde luego, siempre me bajo. Una de las mañanas que estaba así, de repente, estaba en la cama, y de repente veo como mi atrás sería, claro, yo siempre. Y me voy debajo de la tierra, yo siempre me voy debajo de la tierra. En la frente, en muchas de sus vidas, me queda todo lo que haga. Pero siempre con una luz que le accende. Siempre veo. Nunca tengo miedo. En esto, que veo, la página de inmortal. Está todo de comida blanca. Y veo personas en laboratorio. Yo veo todo que están trabajando en laboratorio. El dorado. Y bajo y veo rascacielos. Digo, ¿para esto aquí? Y en mi mente. Y de repente desaparecen los rascacielos y salen casitas de bungalows con flores y todo así. Montando. Y digo yo, esto sí. Pero yo tengo los 6 años todos los días. Tienen son características, son los cargos. Yo no lo creo. Eugenio, quería preguntar. México, Argentina, Brasil, sí, española. Lei porta lineamenti Bacardi di una zona della Jugoslavia. Tu francese, francese tedesca. La zona in Francia e Alemania. Dalle Medio Oriente, sicuramente. Orientale. E tutti e due mi sembrano, no? Lui mi sembra... Messicano. Non messicano né nero. Tu Margherita orientale. Messicano lui, l'autentico lui. Della... cubano. Lui è del tipico del islamico. Arabo, islamico? No, dell'islamismo. Della Persia, da questa zona, perché lui è un tipo di cristiano. Iraniano. Lei tedesca. Alemana. La mamma è ti gusta? Tipo messicana, magari del Centro America. La mamma Centro America. Non so, Colombia, questi paesi del Centro America, no? Dai lineamenti somatici tu sembreresti più italiano che spagnolo. Sì, ma sei italiano che spagnolo. Un tipico soldato romano. Sabes, però, però che tu intentas scavare un pochino. Ves, a Raffaele, sì, per esempio, le gusta molto Alemania. Perché le gusta Alemania?
Tú vas allí un poco rascando, ves cosas, sobre todo si piensas cuando era pequeñito, ¿no? Tendencias, cosas que te gustaban, que no te gustaban. Sí, digo, las tendencias. Yo siempre he tenido presente mucho la época de Jesús. Sí, muy presente. Romano, en la época de Jesús. Puede essere stato nella terra di, durante l'evento di Gesù. Durante la, lei è tipica ebrea. Ebrea? Giuria. Egizia ebrea. Entre egizio e giuria. Ma quando dice questo, muchas veces eso que dice usted, sí. Egipto, a mí me gusta mucho. Esatto. Sí, yo sí. No sé qué relación debo tener con Nefertiti, la esposa de Menotis IV. Sí, ma, yo le decía a Luis cuando estudiaba, si existiera la reencarnación, en aquella época, era muy católica, apostólica, sí. Yo tendría que ser la reencarnación de esa mujer o de alguna relación con esa mujer. Sí, 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 qualche cosa sì, ce l'ha, di egiziano senza. Sì, sì. Allora, con io sono in Suiza. Svizzera, sì, Svizzera, da quelle parti, più nordica, ecco, sei nordica. Ti prenderei più per olandese, ecco, nordica, svedese, che hai la. Paco, tu indubbiamente nel modo più assoluto, assoluto devi essere nordafricano. L'Eugenio della base della piramide, non possiamo indicare il Gesù della base della piramide, un essere di un altro mondo, è Cristo, cioè questa intelligenza pura, il vertice della piramide? Ma non l'ha detto lui stesso, io non sono di questo mondo, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, che cosa doveva dire di più per farcelo capire che non era di questo mondo? Quindi possiamo fare questo stato? Non solo, ma sono rimasti con lui in questo mondo, non sono stati prelevati, ancora sono viventi, perché la reincarnazione, che ne pensano gli altri, esiste e la credono ben 2,5 miliardi, se non 3 miliardi di persone, a differenza di quelle che la negano, che saranno 600-700 milioni. Questi personaggi sono rimasti sulla terra, difatti Gesù li raccomanda al pace, pace, io non li posso portare da me, non voglio che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dalla tentazione. Erano 144.000 questi personaggi che erano stati, che erano immigrati in questo mondo per fare, per l'evento cristico che ancora non è terminato, eh? Ancora il termine si aspetta da un momento all'altro. Sì, anche Dario sarebbe convinto della stessa cosa, ecco, ma con quale compito sarebbero rimasti questi 144.000? Sarebbero rimasti col compito di vagliare la qualità dalla quantità, difatti il regno di Dio in terra sarà fatto dalla qualità, non dalla quantità. Ecco, possiamo indicare in quella famosa frase che leggiamo nell'Apocalisse, cioè il regno di Dio che è la Gerusalemme, ecco, per essere più precisi, che scende dal cielo, come un incontro tra la dimensione degli extraterrestri so e la nuova dimensione. Io so anche come si chiama, si chiama Sha, l'astronave, la Gerusalemme che scenderà dal cielo, che è già scesa, già circola, è in orbita nel nostro sistema solare. Gesù è sulla terra in incognita. E si rivelerà di qui a non molto tempo, si rivelerà a tutti gli uomini, perché gli uomini sono divenuti talmente malvagi che la sua rivelazione si rende indispensabile, se non insalvabile non si potrà salvare. Quindi possiamo indicare, come stavo dicendo, scusi, questo evento come il punto di incontro praticamente tra la dimensione nostra e quella che dovrebbe essere la nuova dimensione collegata magari a questi esseri del domani. Perfettamente. Si parla sempre di opposti, esiste il giorno ed esiste la notte, esiste il bene ed esiste il male, esiste la gioia, la felicità ed esiste il dolore, esiste la vita ed esiste la morte, la relazione tra vita e morte, è una sola vita. Ma non c'è nessuna relazione, la vita è la morte. La morte
che si dice sempre è che si riesce ad apprezzare qualche cosa quando si prova l'opposto, nel senso se uno prova un grande dolore riesce ad apprezzare maggiormente la felicità. Ma vede, caro amico, se non si conosce il dolore come si può apprezzare la gioia? E se non si conoscesse la notte come si apprezzerebbe il giorno? E se non si apprezza l'odio come si potrebbe apprezzare a sua volta l'amore? Io vorrei fare una domanda cattiva ad Eugenio Siracusa. Allora, è giusto che esistano le guerre per apprezzare la pace? Sì, è giusto che esistano una volta, la seconda non esiste. Perché il fine giustifica i mezzi. Cioè, il male non deve essere il fine, deve essere il mezzo. Il fine è il mezzo.